20 novembre. Il re Salomone si è fatto una lettiga di legno del Libano. Ne ha fatto le colonne d'argento, la spalliera d'oro. Cantico dei Cantici 3:9-10. La lettiga di Dio. Per trasportarci nel suo regno e farci godere le immense ricchezze della riconciliazione con la sua giustizia, Dio ha mandato la sua inestimabile lettiga. Sul legno della croce, il Signore ha espiato i nostri peccati, ponendo le basi della nostra redenzione e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Questa carrozza del tempo procedeva lentamente, poiché portata in spalla dai servitori. Ciò esprimeva solennità, calma e sicurezza regale. Purtroppo, non sempre riusciamo ad apprezzare subito i beni e l'amore che ricoprono la nostra lettiga personale. Il modo e le mete per cui Dio ci conduce in modo da affinare ed impreziosire la nostra relazione con Lui. Eppure, anche le correzioni divine sono lettighe di Dio, inviate per portare l'anima sulle più alte vette di trionfo e regalità spirituale. Recupera quest'oggi compostezza spirituale e dignità di figlio di Dio, sapendo che la tua lettiga può avere un procedimento lento, perfino un'apparenza sgradevole. Ma ogni mezzo mandato da Dio è rivestito d'amore ed ogni sua disciplina è un ricamo d'amore, per te. Puoi leggere la meditazione dall'app disponibile per App Store, Google Play e App Gallery.